Presidente, come mai l'Assemblea legislativa ha scelto di patrocinare questa iniziativa di Pianello? Beh, è sempre nella logica di appoggiare, di condividere, di sostenere le iniziative che nascono dai territori, che soprattutto puntano alla valorizzazione dei territori quanto alle tradizioni, alla storia, alla vivacità anche dei territori stessi. Se pensiamo soltanto che questa sagra vive da 50 anni, quest'anno celebriamo il 50° anniversario e si è sempre contraddistinta proprio per essere un momento di riferimento nella valorizzazione di quei territori, io credo che l'Assemblea legislativa non poteva essere assente. Peraltro quest'anno c'è una sfida all'interno di questa sagra, che è quella di iscrivere questa proloco nel Guinness dei primati con la realizzazione, chiamiamola così, della polenta più grande del mondo, quindi credo che sia ed era doveroso sostenere una iniziativa, ripeto e sottolineo di nuovo, che si iscrive fra quelle iniziative che intendono valorizzare le straordinarie risorse di cui dispone il nostro territorio.